Centrali del suo programma, Antonella, oggi si è parlato di lavoro, si è parlato di imprese, si è parlato un po' anche di formazione. Tanti aspetti che tu nel tuo programma hai inserito, hai scritto, hai avuto un metodo che è stato quello proprio della partecipazione, hai ascoltato tutti con tantissimi, insomma, eventi, incontri di stakeholder, associazioni di rappresentanza, di categoria, associazioni datoriali, sindacali. Quindi illustraci quelli che sono, diciamo, ecco, in questo caso i punti programmatici del tuo programma. Sì, allora grazie Roberta. Io cercherò di essere breve anche in queste conclusioni perché abbiamo fatto molto tardi e abbiamo capito per l'ennesima volta come questo è un territorio che ha proprio bisogno di dialogare spesso con il governo. Tant'è vero che venivano fuori tantissime questioni man mano che il dialogo andava avanti. Io credo che molte difficoltà noi le abbiamo anche perché oltre a tutte, e quindi andiamo oltre. Con le richieste, come quello che è appena successo, nonostante quello che già è stato fatto, perché ci mancano veramente tante infrastrutture e tanti servizi pubblici, soprattutto al sud rispetto al nord, naturalmente. Per esempio, il tema del codice Ateco, che lei diceva, il codice Ateco deve essere riconosciuto, cioè qui ci sono proprio delle attività di impresa che non hanno. Non sono identificate in un codice Ateco. Poi, da un altro punto di vista, invece, parliamo di un settore come quello dei matrimoni, che invece riunisce tante caratteristiche, quindi tante attività diverse, quindi con più codice Ateco. Ecco perché il tema dei codici Ateco e lo sviluppo romano di questa vicenda ha bisogno, secondo me, sempre di essere seguito dai territori. Cioè, la difficoltà che io noto delle nostre imprese quando devono farsi riconoscere un diritto, un'attività. Ma semplicemente una testimonianza di una propria peculiarità rispetto ad altre realtà è proprio che il territorio non parla, cioè esiste la conferenza Stato-Regioni anche per questo, in cui la regione va lì, è contratta con Roma, con il governo e quindi con tutte le dinamiche parlamentari, quelle che sono i temi baresi, i temi pugliesi, perché di fatto noi non abbiamo la pretesa che da Roma riescano a intendere ogni minimo dettaglio e ogni sfaccettatura. Ci sono territori che sono rappresentati bene. In conferenza Stato-Regioni la Puglia non c'è mai andata ultimamente. Ha fatto una figuraccia. Io sono andata nella conferenza dei presidenti delle assemblee regionali, quindi dei consiglieri regionali, e lì ogni volta che vedono un pugliese è un miraggio. Ormai ci prendono in giro perché manchiamo dai tavoli. E pensate che ogni volta, su ogni tema, anzi addirittura sull'agricoltura, noi saremmo pure il capofila, quindi la regione che più di tutte le altre dovrebbe dire la sua. E pensate che bella figura che abbiamo fatto in tutta Italia sull'agricoltura col tema del PSR. Quindi c'è bisogno di una politica che ascolti e che si impegni continuamente. Perché a Roma bisogna far valere sui tavoli le proprie ragioni. Io per questo ho voluto incontrare, diciamo, il governo sul wedding, ma potrei farlo anche sulle feste patronali, per dire. Anche queste sono caratteristiche molto particolari della nostra economia, che difficilmente, che non hanno lo stesso significato nelle altre regioni. Appunto, Stefano si stupiva dei fuochi d'artificio, noi non ci stupiamo per niente, fanno parte di tutta una cultura e soprattutto di un tema delle feste patronali. Magari poi quando torna gli parliamo pure delle luminarie e quindi di tutto quello che effettivamente è importante per noi, ma chiaramente non ha lo stesso significato a Milano, non ha lo stesso significato nelle altre regioni. Ecco perché esiste la conferenza Stato-Regioni, cioè quel luogo dove tutte le regioni si confrontano con il nazionale. Poi io credo che il distretto sia anche la strada per riunire questi differenti codici Ateco, ma in un unico progetto trasversale a più codice Ateco. Esiste il distretto, per esempio, dell'informatica, che funziona, produce studi, si analizza continuamente e proprio perché è in grado di vedersi, di guardarsi, è in grado anche di produrre delle proposte politiche e fare la voce più o meno grossa, diciamo così. Perché voi avete, a mio parere, ascoltandovi ancora di più oggi, avete proprio bisogno, anche nel confronto con le banche, per dire, nel confronto con Roma, ecco, non può andare il singolo imprenditore, ma deve andare il gruppo di imprese e deve andare il territorio al suo fianco, perché io voglio vedere se una banca o le banche si confrontano, un conto è se dicono no o si confrontano con il singolo imprenditore, un conto è se si confrontano con la regione. Il progetto
il distretto può anche fare dei protocolli d'intesa, quindi portare la voce di tutti questi territori, di tutto questo settore, come fa il distretto informatica, come fanno altri distretti, l'agroalimentare, quello no, non esiste, è ancora diciamo rimasto purtroppo sulla carta, però ecco, questa è la strada a mio parere, immaginare una rimodulazione fiscale, perché poi il concetto è molto semplice, noi dobbiamo ridurre i costi e aumentare diciamo le entrate. Per ridurre i costi possiamo anche immaginare una rimodulazione fiscale di quei settori che vogliamo incoraggiare anche a livello regionale. Noi su questo siamo molto cauti, ma ci stiamo lavorando, stiamo valutando con le varie addizionali che cosa possiamo combinare per incoraggiare alcuni settori e invece magari lasciare penalizzati altri che sappiamo che non ci interessa sviluppare. La gestione del cambiamento, e quando parlo di servizi pubblici che mancano, faccio degli esempi. Il centro per l'impiego, io ogni volta che lo nomino grasse risate dalla platea, perché effettivamente non è un punto di riferimento oggi per non lo è per il disoccupato, non lo è per il lavoratore, non lo è a maggior ragione per gli imprenditori, ma è lì che l'imprenditore dovrebbe trovare tutte le opportunità, la conoscenza di tutte le opportunità di assunzione, delle agevolazioni, anche fare le sue proposte, anche trovare il personale giusto, magari per la digitalizzazione, per dire, anche delle fiere, per esempio. Qualcosa è già nato, io vedo per esempio che già le attività ricettive stanno come dire, mostrando il loro menù in maniera molto diversa oggi rispetto a qualche mese fa, perché evidentemente c'è una spinta alla digitalizzazione, ma è minimo, c'è di più che si può fare, c'è un investimento su cui siamo in ritardo da tantissimo tempo. E abbiamo quindi questo settore, diciamo questa logica che dobbiamo seguire. I centri per l'impiego, poi abbiamo ecco la politica, come dire, che veramente qui sul territorio, quando ha scelto le persone, quando ha scelto il destino dei servizi pubblici, ha pensato molto più a se stessa che al bene del territorio. Se noi andiamo a vedere chi Michele Emiliano ha messo a capo dell'ARPAR, che gestisce i centri per l'impiego, cioè ci ha messo il centrodestra di Massimo Cassano, l'acquedotto pugliese ci ha messo Simeone di Cagnabrece, consorzi di bonifica Borzillo, tutte persone che erano più politici che tecnici, perché è l'esempio, guardate, non è neanche illegale, ma è l'esempio di una scelta politica fatta più per allargare il proprio consenso elettorale piuttosto che per scegliere la persona giusta a gestire un servizio strategico, perché il centro per l'impiego è il settore più strategico della nostra regione, perché lì si incontrano domande e offerta di lavoro. Noi abbiamo anche visto come esistono delle figure professionali che le nostre imprese pugliesi cercano, ma che le nostre università ancora non formano. Per esempio, gli ingegneri energetici o i tecnici elettronici. Esistono altre figure che trovano ma non sono soddisfatti della qualità della formazione. È il caso ad esempio dei tecnici del marketing o degli specialisti del mercato. Queste figure ci hanno portato, allora, se da un lato abbiamo anche come dire, datori di lavoro potenziali, ma il 16% della disoccupazione, che diventa il 40% di quella giovanile, allora dobbiamo far incrociare questi due mondi. È per quello che ci siamo immaginati la community della formazione, un luogo dove si incontra il mondo dell'università, io ne ho già parlato con i rettori universitari, quello degli enti di formazione, quello dei centri per l'impiego, le associazioni di categoria delle imprese e la pubblica amministrazione. Poi, per creare una formazione per cui si trova il lavoro già prima di aver conseguito il titolo, perché il mondo da cui viene il giovane o l'adulto o l'adulta che si sta formando e quello in cui sta andando stanno già comunicando per lui o per lei. Poi abbiamo tutta la sfida dell'innovazione. Prima vi facevo l'esempio dei permessi di costruire, ma c'è anche la registrazione di proprietà, 26 giorni qui, a Roma 16. Cioè noi abbiamo proprio un investimento importante su questo, il ruolo delle agenzie regionali è strategico. Le agenzie regionali dovrebbero, quando è stato inventato il sistema Maya, che è la governance regionale, avevano proprio questo scopo nella mente dell'università, del professore dell'Università del Salento che l'ha scritto, però poi le nomine hanno rovinato tutto. E qual è? Chi fa il lavoro ordinario? Esiste, dovete sapere, il Dipartimento dei Trasporti, l'Agenzia dei Trasporti, il Dipartimento della Salute, l'Agenzia della Salute e così via. Il senso qual è? Chi fa un lavoro ordinario e quindi gestisce l'ordinario è la persona meno adatta a innovare il suo stesso processo, perché lo giustifica. E anzi,
ed è molto impegnato in quel processo. Quindi le agenzie dovevano avere proprio questo ruolo e noi proponiamo che abbiano un ruolo ancora più specifico, cioè ogni anno scelgono 5-6 processi che sono quelli che ci danno più fastidio perché richiedono troppo tempo, le liquidazioni o le autorizzazioni, richiedono troppo tempo per i cittadini e per le imprese, sono il motivo per cui dobbiamo perdere una giornata di lavoro, dobbiamo chiedere ore di permesso per andare a fare una pratica pubblica, no? In un ufficio pubblico, a volte anzi pure con l'obiettivo di prendere un documento da un ufficio, fila, prendo il documento dall'ufficio, vado all'ufficio accanto, altra fila e lascio il documento nell'ufficio. Ecco, le agenzie dovrebbero, noi ce le immaginiamo così, a chi è al vertice delle agenzie assegniamo ogni anno 6-7 processi che devono scegliere per ridurne i tempi. Misurano il processo inizialmente, verificano come nelle altre regioni, negli altri stati, per esempio, si funziona lo stesso processo, producono, promuovono l'innovazione, la misurano e misuriamo il tempo dopo tutto questo processo. Se lo fanno, se ottengono una riduzione dei tempi, ottengono dei premi di produzione. Questo è il modo con cui la politica controlla i dirigenti, no? Assegnandogli degli obiettivi e misurando che li raggiungano. E in questa maniera fanno sì che il ruolo dei dirigenti, che il lavoro dei dirigenti sia allineato alla propria visione politica. Abbiamo, ecco, tutto un servizio pubblico di gestione del cambiamento che aiuterebbe le imprese nella gestione del cambiamento, nella rimodulazione dei piani finanziari che appunto chiedevate, nella digitalizzazione, ma anche il richiamo, pensiamo, dell'influencer, questo venne a Lecce quando ho parlato con le stesse imprese del wedding. Il ruolo dell'influencer oggi è ancora inesplorato, ma bastano 10 secondi di loro promozione della Puglia e sì, producono in 10 secondi tantissime prenotazioni in Puglia. Quindi noi, se ci mettiamo insieme e se la regione è al vostro fianco, possiamo fare anche questo e quindi agire sulla seconda parte, cioè il richiamo sempre maggiore di domanda. E da questo punto di vista un ruolo strategico ce l'avrà sicuramente l'internazionalizzazione e l'export. Per i vari prodotti, è uno dei settori a cui abbiamo dedicato tantissima importanza, con un ufficio stampa internazionalizzazione, per esempio un master plan, anche per capire dove dobbiamo rivolgerci, perché noi abbiamo l'impressione che le nostre imprese vadano in una direzione e la regione vada in un'altra nella promozione dell'internazionalizzazione, mentre con uno studio a partire da un'analisi dei dati molto importante possiamo capire dove sta andando il mercato e quindi anche richiamare, quindi anche dove promuovere esattamente questo, anche perché oggi dobbiamo essere rapidi pure, no? Nel differenziare la nostra comunicazione nei vari stati e quindi questo può darci una mano. Io sono convinta che l'internazionalizzazione del wedding sia un terreno tutto da esplorare, nonostante già da soli avete fatto tanto, perché quel 6% è tutto merito vostro, evidentemente, ma possiamo fare di più ed è lì poi un valore molto bello da promuovere, no? La Puglia terra dell'amore e quindi anche per il significato che noi diamo a un matrimonio, non solo al giorno, ma proprio all'unione sacra che anche quando è profana, ma diciamo noi ci diamo, anche quando è laica, volevo dire, noi gli diamo comunque un'importanza molto matrimonio profano, no, assurdo, molto, diciamo, molto importante, no? Per tutti i valori della famiglia a cui siamo legati. E alla fine volevo dirvi che colgo tutti i suggerimenti che sono giunti, sia dal sottosegretario che dal viceministro, anche del rastrellamento, no, della spesa per investimenti non spesa, evidentemente. Io condivido quello che è emerso. Abbiamo assistito allo spettacolo di presidenti di regione che veramente facevano a gara per anticipare le mosse del governo, perché ne venivano a conoscenza prima. E molto spesso hanno fatto dei danni, ma ne venivano a conoscenza prima perché è ovvio. E molto spesso facendo dei danni pazzeschi, come quella fuga che poi c'è stata a un certo punto dal nord al sud. In realtà per me il ruolo del presidente di regione è veramente al fianco, lo Stato ha una visione diversa e io non pretendo che non ce l'abbia. È ovvio che deve avere una visione nazionale delle cose, non a caso esistono le regioni, la regione si affianca e integra le misure, avendo cura del suo stesso territorio che ha un'economia diversa, chiaramente.
dove alcuni settori hanno un significato diverso. Però al tempo stesso, quando c'è da modificare una normativa, da rivendicare risorse, è chiaro che si fa sentire. Io vi assicuro che se avessimo, noi purtroppo non abbiamo mai avuto la politica del territorio attenta. Un altro tema per cui noi ci chiediamo tutto questo e per cui noi stiamo soffrendo parecchio, anche perché a noi manca la sanità del territorio, perché noi davanti alla pandemia avremmo rischiato seriamente se avessimo avuto gli stessi numeri che ci sono stati in Lombardia. A noi veramente siamo stati salvati dall'intervento tempestivo del lockdown, perché ha permesso alle regioni del sud di salvarsi. Ma se noi avessimo un sistema di tracciabilità rapido, la telemedicina, l'assistenza territoriale, quindi le aggregazioni dei medici di famiglia, le USCA, se avessimo i tamponi rapidi, noi non avremmo il numero adeguato di posti letto pure in terapia intensiva, avremmo un'altra storia, un'altra gestione dell'emergenza. Ma qui il destino dei reparti in questa regione lo hanno deciso le amicizie o le inimicizie dei primari con i vecchi politici. Noi anche qui proponiamo un altro ragionamento. Guardiamo il territorio ancora una volta. Quali sono le malattie di un territorio? I dati epidemiologici, per dirlo in termini tecnici, i dati epidemiologici della provincia di Bari sono diversi da quelli della provincia di Lecce. Ecco perché l'offerta sanitaria deve essere differente. Io devo sapere quale reparto potenziare o quale posso lasciare così com'è. Ancora una volta, guardando i dati, le liste d'attesa per esempio, quanto tempo aspettano i cittadini per una prestazione? Questo che può sembrarci semplice, che se adesso la mettessi ai voti passerebbe all'unanimità, mi assicuro che quando l'ho messa ai voti in consiglio regionale non è che è andata esattamente così, perché ci sono tante logiche di una politica che sceglie più a riconfermare se stessa, sì, è più preoccupata di riconfermare se stessa e quindi le sue scelte sono queste, piuttosto che guardare attentamente il territorio. Voglio chiudere dicendovi anche che per questo abbiamo immaginato anche il prestito di formazione. La fuga dei cervelli è una cosa che ci preoccupa anche parecchio e anche per cercare di adeguare la formazione, quindi i profili professionali, a quello che le imprese e la pubblica amministrazione cerca, perché poi vi ho raccontato anche le sfide di innovazione della pubblica amministrazione che non sono da poco. Il prestito di formazione è una misura per cui la regione potrebbe pagare gli ultimi 2 anni di specialistica agli studenti universitari, perché abbiamo studiato che l'emigrazione parte già tra la scelta dopo la triennale e la scelta della specialistica. È già là che vanno via e poi restano nelle altre regioni a lavorare. Allora col prestito di formazione noi paghiamo il loro biennio di specializzazione, se restano qui naturalmente, e loro ripagano quando e se percepiscono il loro primo stipendio in un momento, diciamo, in un'agevolazione, in una percentuale minima dei loro primi stipendi, senza indebitare nessuno, una misura che si aggiunge a tutte quelle di diritto allo studio. Lo scopo è proprio quello di frenare, di prevenire tutta questa fuga dei cervelli, e poi è una misura che si autofinanzia, perché poi quando iniziano a restituire abbiamo le risorse, non dobbiamo più rifinanziarla, ma possiamo a quel punto cambiare le condizioni di prestito a seconda che vogliamo incoraggiare o scoraggiare, per esempio, delle scelte di specializzazione, perché sappiamo che sono molto utili al territorio, che fanno bene alle nostre imprese, possono partecipare i distretti in tutto questo. Ecco, noi dobbiamo semplicemente avere cura di noi, guardarci, guardare i nostri dati e di conseguenza prendere le decisioni e pretendere dalla politica del territorio che queste cose ce le spieghi, che ogni decisione sia raccontata, sia rendicontata e siano misurati gli obiettivi. Nella spesa noi avremo anche un sacco di risorse adesso, tantissime. È un treno che non passerà più, un treno delle risorse del recovery fund pazzesche. Però sappiamo in Puglia che significa avere le risorse e non saperle spendere. Lo abbiamo visto con il PSR. 1,6 miliardi hanno speso solo il 30%. Emiliano è l'uomo di Fitto, perché in due hanno fatto questo capolavoro. Adesso abbiamo anche visto come molte spese, i bandi per il turismo, i bandi per la cultura, non sono mai state misurate nel raggiungimento degli obiettivi. Cioè c'era come indicatore l'incremento occupazionale nel settore turismo e l'incremento occupazionale nel settore cultura, che non è mai stato misurato dagli anni 2000. Questo significa che loro hanno speso soldi e non hanno mai verificato
ma sta aiutando i pugliesi a trovare lavoro nel settore cultura, nel settore turismo? Questo è molto grave perché è proprio un'ammissione di colpa, è come a dire io quei soldi li spendo ma non per quegli obiettivi che ho scritto, ma ho altri obiettivi quando spendo i soldi di tutti. Abbiamo bisogno, ecco, di un'attenzione, di una motivazione e di un'attenzione costante al territorio, un territorio che va, le cui rivendicazioni vanno portate a Roma, vanno seguite, che deve pretendere dalla politica di venire sempre, di ascoltarla sempre e di essere una rendicontazione puntuale della sua spesa. Io volevo ringraziarvi ovviamente per essere stati qui, volevo ringraziare tanto Roberta e il vice ministro Buffagni, il sottosegretario di piazza, e dirvi che il 12 settembre siamo a Mottola di mattina, sempre sullo stesso tema, perché ho voluto incontrare le diverse realtà nelle diverse province, perché ho veramente a cuore la prosperità della Puglia e in particolare lo sviluppo economico di questo settore di cui abbiamo capito tutti l'importanza e che ha bisogno di essere ascoltato tutto, da nord a sud, perché anche all'interno della Puglia abbiamo esigenze differenti, un diverso modo di vivere i matrimoni, voi pensate un po', e tutte queste voci devono essere portate sia in regione, sia a Roma e anche in Europa, dove si combattono altre battaglie importanti, ma sono tutte risorse, tutte opportunità che dobbiamo cogliere, e dobbiamo cogliere per noi e non per i soliti, ma per noi. In bocca al lupo a tutti. Bravo, bravo.